Eccoci ragazzi e benvenuti a tutti, siamo live. Oggi facciamo una sessione con Teziano, ma potrebbe arrivare anche un ospite. Anzi, vedo è arrivato adesso. In è arrivato. Ciao. Ecco. Salutiamo, salutiamo Roberto roberto Mazzoni. Ciao Roberto, come stai? Ciao Roberto. E non ti sentiamo però, almeno io non ti sento. Tutti no, no. Lo ci senti? siamo? Ecco, ci okay, sì. okay. Come va? Come va intanto? Bene, bene, estremamente indaffarato. Vedo che il collegamento Italia-USA è difficile, però ce l'abbiamo fatta. Evidentemente <ride> sì, c'è qualcosa di sostanzioso se troviamo questi, questi, queste difficoltà, questi ostacoli perché stiamo toccando qualcosa di solido. Sì, vogliamo, vogliamo partire da qua. In realtà, guarda, io ti, ti faccio vedere questa immagine che si commenta da, da sola, vediamo se, se ci riesco. Allora. Fallimenti, questi sono tutti fallimenti avvenuti, uh, fallimenti bancari avvenuti nel 2008. Sì. Okay? Si, si è partito da, da banche più grandi e poi è, andata, è successo un'onda. Sì. Noi ci ritroviamo adesso nel 2023 con uh, tre grandi fallimenti. Sì. Se, ci vedi, se vediamo, sì, non, non siamo arrivati a 307 billion, però comunque viaggiamo... Su un'onda più, più grande no? rispetto al, al, al 2008 in poi. Che ne pensi? Potrebbero arrivare altri fallimenti bancari? Sì, ce ne sono già pronunciati altri quattro, se non sbaglio. Eh, ormai è abbastanza chiaro anche dalla modalità con cui è stato eseguito questo particolare fallimento con l'assorbimento da parte di JP Morgan eh, che se non sbaglio in cassa guadagna al netto 2,6 miliardi giusto per fare l'operazione, poi avrà 500 milioni di profitti in più all'anno da questa operazione e riceve di fatto una sovvenzione di 50 miliardi dalla FDIC, vale a dire l'agenzia che gestisce. Le assicurazioni per le banche fallite negli Stati Uniti, in più sempre la FDC eh, condividerà una parte delle perdite per altri 13 miliardi. Quindi, per JP Morgan, è un affarone, è un'operazione un estremamente remunerativa. E eh, appare evidente che, così come se, tra l'altro, questo è in violazione delle leggi antitrust, perché le leggi antitrust negli Stati Uniti prevedono che nessuna banca possa avere più del 10% del totale dei depositi e J.P. Morgan è già oltre questo 10% quindi eh, legalmente non avrebbe potuto assorbire eh, questa società che si chiama First Republic, questa banca, First Republic Bank salvo che poi la modalità in cui hanno realizzato l'operazione col governo che l'ha pregata di acquisire la società così da evitare eh, carichi eccessivi per i, per i contribuenti ci dimostra che le leggi di antitrust sono semplicemente una presa in giro anche negli Stati Uniti quindi quello che stiamo vedendo è una un massiccio consolidamento eh, delle banche che prosegue in direzione naturalmente al lancio della, banca, della valuta centrale digitalizzata della Banca Centrale, della Federal Reserve. Negli ultimi 30 anni, ho fatto una piccola ricerca: eh, siamo passati da 10.894 banche negli Stati Uniti a eh, 4.135, quindi al, 40, al 37%. Abbiamo perso il 63% di banche e credo che il rimanente 40% verrà ampiamente sfoltito al prossimo giro in questo giro. Anche perché allora, abbiamo tutti gli indicatori economici, proprio tutti eccetto il valore del, 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 del tasso occupazionale, che sono eh, molto simili o sostanzialmente sovrapponibili alla crisi del 2008. Quindi l'economia, gli indicatori economici ci dicono che siamo. Entrati o stiamo entrando in una crisi di portata di quella del 2008 o potenzialmente anche superiore. L'unica cosa che si discosta da questo è appunto il fatto che ancora negli Stati Uniti abbiamo un tasso di occupazione relativamente alto. Questo, fidandosi naturalmente delle statistiche fuori dal governo e anche considerando in ogni caso che eh, le aziende solitamente aspettano un po' di tempo prima di licenziare le persone e anche in caso di licenziamento, solitamente. Le persone escono con una buona uscita, quindi magari un mese, due mesi, magari anche di più, di conseguenza, prima di comparire nelle liste dei disoccupati, sempre che cerchino di trovare un nuovo lavoro, ehm, passa un po' di tempo. Quindi c'è un certo ritardo. Però, vediamo che, per esempio, nel mondo della tecnologia le, le, il livello dis disoccupazionale è piuttosto eh, sensibile ed è in crescita. Quindi, qualora come ci si, ci si aspetta, eh, arriverà l'ondata eh, dei disoccupati. A quel punto saremo al 100% in uno scenario eh, sostanzialmente identico a quello del 2008, con la differenza che in questo caso, oltre ad avere i foreclosure che non saranno più residenziali in parte, in piccola parte, ma saranno soprattutto commerciali di, di palazzi commerciali, quindi palazzi uffici o fabbriche o eh, depositi, diciamo eh, edifici di alto costo, solitamente con uh, un forte indebitamento bancario. Eh, appunto sarà una nuova ondata di foreclosure in quell'ambito che sta facendo affondare queste banche, perché queste banche allora, tipicamente negli Stati Uniti questo tipo di operazioni commerciali quindi l'acquisizione di, di palazzi uffici di grossi complessi industriali o eh, strutture di uso eh, appunto commerciale, viene finanziata dalle banche locali, dalle banche regionali perché conoscono il mercato, hanno bisogno di estendere questo tipo di utili perché anche, comunque per guadagnare e hanno di solito buoni rapporti con coloro che sono i gestori di questi edifici, quindi si sentono abbastanza sicure nel costruire questo tipo di portafoglio e ne hanno costruito uno decisamente robusto in questi, questi ultimi decenni, eh, salvo il fatto che con il Covid e con il lockdown e quindi con l'attivazione la, del lavoro da casa che non è rientrato completamente, ossia molta gente ha scoperto che lavora meglio da casa oppure addirittura ha cambiato lavoro per poter lavorare da casa, si è trasferita lasciando le città, grandi città in periferia, lavorando da casa. Eh, vediamo che in alcune città, per esempio San Francisco e New York, eh, il tasso di occupazione di questi edifici è al 50%, di conseguenza sono edifici che non hanno più la redditività eh, sufficiente per poter pagare i mutui, quindi far fronte ai debiti e di conseguenza le banche che hanno eh, acceso questi mutui sono in difficoltà e quindi eh, credo che sarà un effetto domino. Eh, Così come è successo nel 2008, vedremo un'escalation. Solo che la dimensione dei fallimenti è tutt'altra cosa: nel senso che, appunto, First Republic Bank è la seconda più grande banca mai fallita nella storia degli Stati Uniti. La prima era stata Washington Mutual, che appunto è fallita nel 2008. E mh, Silicon Valley Bank era la seconda prima che fallisse First Republic Bank. Quindi, sono tutte banche molto grandi. Eh, se vedete appunto eh, nel, nel grafico che avete analizzato in modo così eh, chiaro e professionale, eh, basta aggiungerne altre due o tre, e poi ci siamo. Quindi, con solo una decina, una manciata di banche si crea lo stesso effetto disastroso che si è visto nel 2008, con la probabilità che qui non saranno una decina di banche, probabilmente saranno di più. Perché se l'idea pare che sia quella, è di concentrare il potere finanziario bancario. Nelle mani di pochi operatori molto grandi, cosiddetti too big to fail, cioè le aziende che non falliranno mai perché verranno comunque salvate dal governo a spesa dei contribuenti. Eh, vediamo che quindi si va de decisamente verso il lancio di un nuovo sistema bancario, un nuovo sistema finanziario basato appunto sul dollaro digitale o ancora di più sulla nuova valuta lanciata dal Fondo Monetario Internazionale, che ormai credo sembri essere il, la traiettoria. Sembra, sembra di sì. Io vedevo già arrivare delle domande, ad esempio Fabio ci chiede, buonasera, in caso di fallimento delle banche a catena, come stiamo parlando adesso, siamo sicuri che i soldi investiti nel dossier titoli presso queste banche vengano restituiti? No. No, perché ogni singola banca viene trattata in modo diverso. Abbiamo visto in questo caso che gli investitori, gli azionisti della banca sono stati eliminati completamente, hanno perso. Eh, mentre invece hanno garantito i depositi, lo stesso è stato fatto, fatto con Silicon Valley Bank, però in quel caso avevano garantito gli azionisti. Quindi, caso per caso, fanno quelli che gli pare. Non c'è una, una regola, anche perché il, le strutture di protezione, le cosiddette assicurazioni, come la FIDC eh, che prote dovrebbero proteggere questi tipi di depositi. Innanzitutto hanno un limite. Eh, di valore, quindi hanno 250 mila dollari negli Stati Uniti, oltre il quale non coprono più e che vale, non è per conto ma per cliente, quindi se un cliente ha più conti presso la stessa banca è il totale che conta ma al di là del fatto che appunto non, non possono assicurare oltre questa cifra le fondi, i fondi disponibili a queste agenzie assicurative governative sono estremamente limitati negli Stati Uniti si parla dell'1,3% anche quindi, qui in Italia, da noi, ne avevamo parlato di Tiziano, qualche live fa, era sì, siamo meno dell'1% addirittura. Yeah, perché, quindi bastano altri due o tre fallimenti grossi e abbiamo finito. Dopodiché eh, paga il governo, anche perché comunque già adesso paga il governo, cioè cercano di nascondere il meccanismo, però è ovvio che se deve essere, cioè la perdita qualcuno deve pagare. JP Morgan, JP Morgan non la paga, hanno pagato gli azionisti della banca è d'accordo che hanno preso i loro soldi però qui stiamo parlando di cifre molto più importanti quindi direi che non c'è nulla assolutamente nulla di garantito tra l'altro l'fdic allora, io... e l'fhlb che poi sono le due che interagiscono che, che arrivano in salvataggio avevano già provato quantomeno a tamponare il problema anche con first republic bank cioè già tanti miliardi erano stati utilizzati miliardi di dollari, quindi billions per cercare di non far sprofondare o quantomeno frenare la corsa al prelievo, poi in realtà eh, non, non è servito a nulla, quindi forse queste percentuali di cui parliamo sono già state utilizzate in parte, eh, in realtà stanno diminuendo continuamente perché poi noi non, non è che possiamo controllare tutto perché non è trasparente come on-chain, come dico io, no, non è tutto no. un po', eh, su blockchain dove possiamo vedere dove stanno andando i flussi, ma... In realtà probabilmente ci sono una miriade di altre situazioni, miriade no, ma sicuramente ci sono altre situazioni più piccole in cui si sta già intervenendo e questi fondi si stanno già utilizzando. Questa di First Republic era importante ed è venuta a galla, ma eh, qui vorrei chiederti a te, cioè, qual è la situazione reale anche delle medio-piccole banche? In quante c'è la corsa poi effettiva agli sportelli lì negli Stati Uniti? Ah, è scatenata, è scatenata. Cioè, gli americani stanno comprando... Um, hanno spostato il denaro nei money market funds cosiddetti: quindi eh, fondi paralleli. Eh, di contante, eh, di titoli di tesoro, alcuni li hanno spostati verso banche più grandi, però vediamo anche che c'è una discreta fuga dalle banche più grandi, quindi dalle famose too big to fail, perché ormai <ride> nessuno si fida. Cioè, Joe Biden ha ribadito ancora ieri, se non sbaglio, che non dobbiamo preoccuparci <ride> e <ride> che le banche sono sicure che non succederà nulla di grave e che i depositi <ride> sono totalmente protetti, quindi a questo punto io mi preoccupo. Esatto. È la, seconda, detto, è, la, è la seconda volta che lo dice. Okay? quindi vuol dire che a questo punto devo veramente essere molto preoccupato anche se io per esempio nel mio caso ho i soldi presso una banca grande e quindi dovrei essere più protetto delle altre ehm, quindi no, eh, sicuramente siamo, siamo di fronte a, una, a, dire, a un evento epocale eh, non c'è dubbio eh, perché allora da una parte abbiamo la Federal Reserve che sembra tuttora convinta a continuare ad alzare gli interessi, o comunque a mantenerli alti, anche perché questo le sta, le sta spostando in direzione di quello che è il suo obiettivo, ossia consolidare il mercato finanziario e il mercato economico. Però vediamo, dall'altra parte, tutto il mercato finanziario che sta segnalando errore, allarme, pericolo, no? ehm, con inversione nei tassi di interesse su moltissimi fronti, e tra l'altro non solo negli Stati Uniti. Eh, vediamo in Germania la situazione è estremamente critica, in Cina non stanno ridendo per niente. Quindi stiamo osservando una crisi finanziaria globale ehm, che è molto più grossa come proporzioni rispetto a quella del 2008 e dalla quale non riusciranno a salvarci attraverso il quantitative easing perché hanno già visto che non funziona più. Eh, quindi probabilmente quello che hanno detto e stanno dicendo è che la modalità in cui è stata modificata. La legge bancaria negli Stati Uniti e credo anche in Europa, però non sono sicuro: è che non ci saranno più grandi bailout, cioè se si supera una certa dimensione il bailout non sarà più possibile, ma sarà il bail-in, vale a dire che useranno i soldi dei correntisti per salvare la banca, semplicemente. Quindi, anziché passare attraverso il circuito eh, allargato di prelevare delle tasse, poi. In qualche modo rimpinguarli, semplicemente li prendono i conti, che è la cosa più semplice. Il problema è che devono stare attenti perché non possono eh, alimentare la corsa ai conti troppo rapidamente, perché non sono pronti con l'infrastruttura alternativa. Quindi devono guadagnare un po' di tempo per poter essere eh, eh, in grado di sostituire il nuovo sistema. Eh, però eh, siamo, siamo solo del precipizio direi: a me non piace. Distribuire terrore perché non è la mia abitudine, ma d'altro canto tutti gli indicatori, tutte le statistiche stanno segnalando pericolo, 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 quindi e, eh, il fatto che in pochi mesi siano fallite quattro banche negli Stati Uniti, una in realtà non era un fallimento, è stata tolta di mezzo perché era una banca importante per il mondo cripto, ma anche questo è un segnale importante. Vuol dire che non è più tanto importante qual è la struttura della banca, in quanto tale, perché queste banche poi in realtà. Non è che fossero in bancarotta di per sé, cioè rispetto ad altre, ad altre situazioni che abbiamo visto in passato, per esempio il 2008, i conti economici erano tutto sommato accettabili. Il, il rischio era naturalmente la, la corsa ai prelievi, e che quella non può essere sostenuta da nessuna banca in nessuna parte del mondo, <coughs> e in più l'acquisizione, tra l'altro su incentivo della Federal Reserve, di una grande quantità di titoli del tesoro che oggi sono svalutati. Quindi di fronte a una corsa ai, ai conti correnti, che costringe le banche a vendere i titoli di tesoro, questi titoli sono svalutati, quindi sono in perdita, a quel punto continuano a tornare più. Però è un, erano meccanismi prevedibilissimi, cioè voglio dire, eh, chiunque si occupi di, di banca, di attività bancarie, lo sapeva da tempo. Infatti c'è già un elenco di quelli che potrebbero essere i prossimi, è una questione matematica. Perciò credo che stiamo vivendo in un periodo estremamente, estremamente volatile, e dove vediamo anche dal punto di vista governativo per esempio negli Stati Uniti stanno avviando una serie di iniziative contro le stable coins eh, le stable coins che sono naturalmente la prima alternativa nei confronti del contante tenuto in banca, ossia l'abbiamo visto già in America Latina, dove vengono usate parecchio in questo senso, là dove la popolazione non si fida, perché ormai ha già imparato che le banche non sono affidabili, eh, trasferisce i propri risparmi verso le stable coins per poi riutilizzarli eh, sui circuiti dove è in grado di farlo. L'attacco diretto alle stable coins e anche a, in generale agli exchange, ai crypto exchange, eh, è chiaramente un, un, un L'indicatore del fatto che vogliono togliere le alternative, vogliono fare sì che il, la mandria continui a entrare nel percorso verso il mattatoio e non esca da percorsi che per il momento sono ancora aperti. Quindi direi che tutto sta convergendo in quella direzione. Pensare diversamente vuol dire semplicemente mettere la testa sotto la sabbia. Io faccio giusto una precisazione sul, sul commento di, di Fabio, cioè sulla domanda di Fabio. Credo intendesse i soldi investiti sul dossier titoli che effettivamente allora se uno ha l'azione singola della banca che fallisce ovviamente viene azzerato a meno che proprio non, non decidano altrimenti ma eh, viene azzerato l'obbligazione viene, viene azzerato di tipo, le, le obbligazioni vengono azzerate di varie tipologie e, eh, e anche i certificati quello che c'è io credo intendesse questo magari sì eh, quello che c'è su ETC, ETF, ETN fondi a gestione attiva se si salva allora quello in realtà per come funziona qui da noi è escluso dal fallimento bancario quindi non rientra poi nel, nella liquidazione della, della banca quindi si dovrebbe, si dovrebbe salvare in America. Non so come funziona, penso ci sarà un. Cioè, penso funzioni la stessa, alla stessa maniera. Qui più che altro l'alternativa, la, anche perché siamo qua a parlarne ormai da anni, la vediamo, eh, io poi sono un consulente finanziario indipendente, quindi comunque consiglio eh, ETF e, e altri strumenti, però la vera alternativa a mio avviso eh, in caso proprio di, di, di apocalisse finanziaria o, o bitcoin o loro, o loro fisico intendo, eh. certo. anche perché l'ETC proprio per come è strutturato. Questo strumento finanziario presenta il rischio di default, quindi se l'emittente dell'ETC fallisce, tu quello che hai investito in questo strumento che replica l'oro fisico lo, lo saluti, eh? non lo riprendi più. Quindi diventa, importan cioè diventa importante in queste fasi avere sia Bitcoin, che comunque sta performando bene per il momento, si sta mostrando comunque come, come risposta forse anche a, a queste problematiche, oro fisico. Asset probabilmente tangibili, asset tangibili, e, sì, probabilmente anche un portafoglio diversificato in alcuni strumenti finanziari. Sì, però qui attenzione: perché molti, cioè, se falliscono le banche, comunque ci sarà volatilità, eh. È chiaro. Quindi... Allora... Sicuramente quello che dici è totalmente centrato. Eh, ho sentito storie dell'orrore sugli ETF eh, qui negli Stati Uniti, quindi non, non saprei cosa succederebbe se si mettesse il, il riflettore puntato su quel mondo. Però abbiamo visto che nel caso di Credit Suisse sono disposti a cambiare le regole. Quindi dovevano salvare i titoli, invece i titoli sono stati sacrificati. Io direi che appunto nessuno è salvo Fin tanto che è nel sistema bancario, perché il sistema bancario sta attraversando un cambiamento che è epocale. Eh, ossia, stiamo cercando di cambiare la valuta di riferimento utilizzando probabilmente questa nuova valuta lanciata dal Fondo Monetario Internazionale. Quindi, è un cambiamento eh, gigantesco. Eh, in più, stiamo cercando di, stanno cercando di consolidare in modo drastico il mondo bancario. Questo eh, chiaramente produce delle, delle perturbazioni notevolissime che poi si trasferiscono in... Uh... Irritazione sociale in disordini sociali che quindi poi porteranno a delle misure strane, a delle misure creative. Eh, perché è evidente, no? se devono cercare di tenere la gente calma, cercheranno di mettere sulla picca la testa che è più comoda, che è più pronta e più disponibile. Abbiamo visto che nel caso JP Morgan sono pronti anche a muoversi nelle legalità, vale a dire. Eh, trasgredire una legge antitrust che specificamente impone di restare sotto il 10% senza nessun problema, senza neanche commentare riguardo alla questione. Eh, di, di conseguenza io non, appunto, non, eh. um, no, non do consigli di investimento personalmente, però dico eh, siamo in una fase dove gli stessi, siamo nella fase titanic, però il Titanic non aveva il binocolo, se erano dimenticati a casa e avevano spento il tizio che, era, eh, che riceveva i messaggi telegrafici, in quel momento era subissato di questioni che non centravano con la ricezione dei messaggi. Quindi quando gli hanno segnalato la prossimità degli iceberg, loro sono andati avanti a tutta velocità. Siamo in questa situazione. Abbiamo visto il Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, fare un'intervista videoconferenza con Vladimir Zelensky in tempi recenti, in cui ha spiegato com'era la situazione eh, finanziaria americana, l'inflazione, tutto il resto, per poi scoprire alla fine della, della videoconferenza che non era Zelensky, erano due comici russi i sostenitori di Putin, si chiama il gruppo, che gli avevano fatto un bidone, se avevano preso in giro. Allora, <coughs> voglio dire che due comici russi riescono ad arrivare al presidente della Federal Reserve, che indubbiamente è la banca centrale più importante del mondo in questo momento, per fare, presentarsi a nome di Zelensky, Zelensky, l'abbiamo visto tutti in televisione, sui media, è dovunque, dire, è impossibile, è, è, in, è inimitabile direi. E questi manco gli assomigliano quando si vedono in fotografia, non c'entrano assolutamente niente. Quindi, che siano riusciti a fare una, question una questione di questo genere vuol dire che questa gente proprio è <coughs> assente, non, non è collegata alla realtà. E lo vediamo nelle misure che stanno prendendo. Quindi, non è soltanto un disegno di consolidamento in cui cercare di appunto guadagnare il più possibile lanciando un sistema centralizzato in stile cinese. Ma è anche un andiamo dove andiamo, non sappiamo dove stiamo andando. E nel momento in cui si colpisce il l'iceberg e si scopre che c'è un quinto delle sciaruppe disponibili di quello che servirebbero e poi possiamo parlare di ETF, di ETC possiamo parlare di titoli, azioni eh, allora, il, problema come... qual è? il problema qual è? che è un mondo centralizzato in, in periodi come guerre, guerre pesanti o periodi di grandi cambiamenti proprio di, di reset finanziari nuovi ordini mondiali e così via forti recessioni e eh, che più ne ha più ne metta non valgono le vecchie logiche le vecchie regole non questo bene. è un po' il problema, perché ad oggi effettivamente un ETF che hai nel dossier titoli, si sì, subirà volatilità, però è sicuro. Però cosa succede? Che, eh, in, mettiamo caso, c'è cioè, una nuova guerra mondiale, eh, lì valgono altre regole, eh? cioè se servono soldi vengono espropriati, eh? in, qualche, in qualche modo, senza tanti problemi. Questo è un po' il problema, Esatto. Però non lo possiamo sapere, ovviamente speriamo, non, cioè, io spero di non andare verso quella direzione là. No, ma penso che non abbiano neanche bisogno di arrivarci, nel senso che abbiamo già il livello di volatilità eh, geopolitico è estremo. Eh, vediamo la situazione dell'Ucraina che sta prendendo una piega decisamente negativa per gli ucraini, ehm, con fortissime perdite purtroppo per loro da parte del ucraino e eh, una probabilmente siamo vicini alla controffensiva finale, probabilmente da parte degli ucraini che dovrebbero lanciarlo perché ci sono costretti. e da parte dei russi perché stanno preparando da mesi per poterla fare a questo punto cosa succede qual è il prossimo escalation è chiaro che la casa bianca non, non sarà disposta a lasciare che la cosa finisca così eh, non mi immagino una guerra nucleare perché non, non siamo ancora a quel livello però qualcosa succederà e in questo qualcosa naturalmente eh, tutto tutte quelle sono abbiamo visto appunto allora, le riserve della banca centrale eh, russa erano garantite no? non c'era nessun motivo legale né finanziario per poterle sequestrare eppure le hanno prese e questo stiamo parlando di uno stato armato con 6.000 testate nucleari quindi se possono prendere le riserve di uno Stato armato e Stato nucleare, volete che si facciano problemi a prendere i soldi, ma, ma neanche ma per sogno, proprio non esiste, non esiste. Cioè pensare che eh, possa essere garantito per il futuro direi che è estremamente ingenuo. Con questo non voglio dire che succederà domani, eh, magari non succederà mai, magari scopriremo improvvisamente che... Eh, abbiamo dei nuovi politici illuminati che arrivano sulla scena e che cambiano la situazione, però dire, cerchiamo di essere anche realistici. Eh, C'è di buono che parallelamente vediamo una crescita eh, molto eh, forte dell'interesse verso crypto eh, all'est. In diversi paesi dell'est, Hong Kong sembra che voglia riaprire a cripto, voglia riaprire a bitcoin, um, gli Emirati Arabi Uniti stanno facendo delle mosse importanti in quella direzione, l'Arabia Saudita sembra voler virare in quella direzione dopo essersi allontanata, le nuove leggi in Europa sono promettenti, non sono perfette, ma sono un passo avanti importante. <coughs> Negli Stati Uniti stanno cercando in tutti i modi di affossare il DeFi, di affossare le cryptocurrencies, però hanno già detto che bitcoin eh, esclusa dall'attacco perché tanto non riescono a fare niente per il momento contro il Bitcoin. Ma vediamo anche la, la nascita di una eh, non grande, però significativa frangia di politici, soprattutto sul Partito Repubblicano, che sono a difesa eh, di cripto perché hanno capito che l'altro programma non sta funzionando molto bene e non sono così pronti a cedere eh, l'autorità, la, l'indipendenza nazionale nei confronti di qualche entità sovranazionale come può essere la, la Bank of International Settlements. O qualcun altro, quindi c'è <coughs> una crescita anche delle attività contro eh, che cercano di eh, impedire eh, che si finisca contro l'iceberg e che perlomeno stanno mandando gli SOS per far arrivare delle navi che possano dare soccorso, delle navi alternative. Quindi eh, è tutto molto fluido. Eh, e tutti ci auguriamo che possa finire nel migliore dei modi ma noi sappiamo che nei grandi cambiamenti eh, ci sono grandi opportunità ma ci sono anche grandi perdite quindi è bene, è bene avere eh, le orecchie aperte gli occhi aperti eh, e non farsi distrarre da tutte le varie attività geopolitiche che ci stanno assorbendo che sono importanti ma eh, non sono necessariamente l'argomento centrale eh, del nostro interesse per il futuro e prima di grandi cambiamenti iniziano a accadere Cose strane, io vi ricordo per chi ci segue in live che io ho ancora ad esempio l'ETF sulla Russia bloccato eh? <ride> da febbraio-marzo 2022, quindi ormai è oltre, oltre un anno che ho soldi bloccati là, non posso disporne. Funziona <ride> così, funziona così, quindi è chiaro che fa parte, è come una volta c'erano gli investimenti sulle spedizioni marittime, no? c'erano le navi che affondavano e quando non affondava perdevi tutto il carico. Siamo in una situazione simile perché oggi non abbiamo nessuno eh, che abbia una visione chiara di dove stiamo andando. Eh, le mani sul timone <ride> non sappiamo chi ce le abbia, eh, forse il timone si è rotto. Quindi in una situazione di questo genere, con, questa, con tutte queste, queste segnalazioni del mercato, perché poi alla fine il mercato... È quello che è più vicino alla realtà. Nel momento in cui il mercato ci dice, ce lo sta dicendo da mesi, che ci sono situazioni eh, estremamente critiche, che secondo il mercato i tassi di interesse dovranno ridiscendere, ridiscendere rapidamente, ridiscendere presto, eh, vuol dire che stiamo andando nella direzione sbagliata. Ci sono eh, operatori che sono immersi nella realtà di tutti i giorni, che vedono, al di là di quello che è la propaganda politica, quello che sta succedendo e che ci stanno dicendo da tempo con i loro soldi. Eh, che la cosa eh, non può funzionare in questa maniera. Quindi, fino a che la situazione non si normalizza e quando ritorna normale è perché è, iniziata, <ride> è iniziato il botto, eh, vuol dire che ci siamo, si siamo al dunque. Quindi io direi che credo che sia inevitabile un consolidamento delle, a livello bancario, <coughs> sarà eh, inevitabile una stretta creditizia notevole. Eh, per i prossimi mesi, eh, questo a livello globale, quindi sia Europa che Stati Uniti che anche altri paesi, e eh, ci sarà una volatilità importante nei confronti delle banche, perché appunto eh, ci sarà un consolidamento di banche che falliranno e fallendo si trascineranno dietro tutta una serie di problemi. E questo è una cosa di cui tenere conto, senza farsi prendere il panico, ma anche al tempo stesso cercando di eh, fare i conti per bene su qual è la situazione. Giovanni chiede la Fed per risolvere questa grande crisi bancaria in atto come soluzione? Ha solo quella di stampare altri dollari o, o può fare altro? La Fed non può fare niente perché tutto quello che ha fatto ha fallito. Quindi ha cominciato la quantitative easing che non è stato risolutivo per, co per proseguire con uh, i sussidi inviati tramite il tesoro direttamente nelle case degli americani che hanno provocato invece uno shock, eh, supply shock e quindi la crescita in un'impennata dei prezzi. Tutte le varie strutture, allora la Federal Reserve continua a dirci che loro andranno avanti finché non si romperà qualcosa. Mi sembra che si sta già rompendo, si è già rotto una serie di panieri. E che perché eh, loro sono convinti che una volta che qualora si rompesse qualcosa di serio, loro hanno gli strumenti di poterlo sistemare. Peccato che poi, ogni volta che poi si rompe qualcosa, come nel caso della Silicon Valley Bank, gli strumenti che hanno si eh, dimostrano inefficaci e ne inventano di nuovi. Quindi hanno sempre qualcosa di differente. La Fed è totalmente impotente, eh, anche perché la Fed ha perso completamente da tempo il controllo del mercato del dollaro. Eh, L'euro-dollaro cosiddetto, che non ha nulla a che vedere con l'euro, non ha nulla a che vedere con l'Europa, eh, che è il mercato di emissione dei dollari da parte di banche internazionali al di fuori degli Stati Uniti, è enorm enormemente più grande rispetto a quello gestito direttamente dalla Fed. Quindi nel momento in cui la Fed... Cambia i tassi di interesse e quello che fa è spostare il peso dell'economia negli Stati Uniti, quindi dando maggiore enfasi, per esempio, alla parte immobiliare piuttosto che alla borsa. Ma eh, non sposta eh, l'andamento del dollaro in quanto tale. Il dollaro viene controllato da altre forze che la Fed, di cui la Fed ha perso il controllo fin dagli anni '70. Di conseguenza, l'andamento del dollaro è una cosa indipendente ed è per questo che vogliono. Eh, lanciare il dollaro digitale nella speranza di riassorbire i dollari che sono in circolazione e riprendere il controllo, ma se questa è la direzione vuol dire che ci sarà una carenza di liquidità spaventosa perché loro non hanno la più pani idea di quanti dollari ci sono in circolazione e questi dollari dovrebbero essere riassorbiti, quindi ne metteranno anche tanti, ma questi tanti poi non arrivano dove devono arrivare e come abbiamo visto nel caso del QE, il QE è stata un'emissione spaventosa di denaro che è finita nelle riserve delle banche che poi l'hanno rimandato alla Federal Reserve, quindi non è mai arrivata in circolazione. Eh, mm. e questo non è servito assolutamente a nessuno, nel senso che l'economia non, non ne ha beneficiato, in compenso abbiamo una quantità di dollari spaventosa che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Quindi la Federal Reserve è assolutamente eh, impotente in questo senso. Nel frattempo, questa forse la domanda te la voleva fare, Tiziano. Allora, nel frattempo, nel mondo cripto, non so se eh, hai seguito, eh, di nuovo partita la febbre per le meme coin. Che ne pensi di questo? Se, se hai seguito la no, vicenda, stai... okay. <ride> ok, meglio. <ride> Ci sono già tante, senza aggiungere. Guarda, legato a questo aspetto, però, la prendo in modo un po' più ampio. Il punto è che purtroppo, lo, lo devo riconoscere, il mondo ancora non ha capito la reale importanza di Bitcoin e non ha tolto la fiducia al sistema centralizzato. Lo si vede proprio da queste cose, cioè una meme coin è semplicemente appunto una moneta o un token che viene acquistato dai più per, un, per fare una scommessa finanziaria, quindi è un po' come comprare il gratta e vinci, cioè io ne compro una manciata se questi schizzano per qualche follia a un dollaro, io sono ricco e mi costa poco. Con 5 dollari ne ho veramente tanti. Entro in questo sistema, si confonde questo con quello che è poi tutto il discorso Bitcoin. Si accomuna, si parla di cripto, si fa una confusione incredibile. E eh, quando spesso in questi anni si è preso anche questo discorso nel cercare di far capire qual è il reale scopo di Bitcoin e del perché è importante avere un sistema trustless e decentralizzato, sempre si torna al discorso sì, ma tanto so, poi se loro vogliono questo giocattolo ro lo rompono, i, i loro, no? come se ci fosse questo potere eterno e, eh, che controlla tutto. E non si è capito che come hai detto tu un attimo fa, in realtà non c'è poi qualcuno che ha bene il timone in mano in questo momento, perché una certa situazione ad oggi è difficile da controllare per chiunque. E eh, quando qualche anno fa, ad esempio, ma anche prima che scoppiasse la guerra, ad esempio questa in Ucraina, eh, c'è stata anche la critica, sì, ma se nessuno ha il controllo sulle politiche monetarie, su Bitcoin, come si fa ad esempio a... Uh, intervenire in casi di sanzioni economiche quando all'inizio si raccontava da, dai media che la sanzione economica verso, non so, Russia o chi per loro avrebbe, mh, diciamo frenato eh, o rallentato di molto eh, le intenzioni russe e avrebbe portato la guerra a durare poco. Ad oggi di questa cosa non se ne parla più perché poi è evidente ormai che era una. non mi fate dire parolacce, ma si è rivelata essere una bella barzelletta, no? perché poi effettivamente siamo ancora qui a parlarne a, a più di 14 mesi, no? Quant'è adesso ho perso il conto dall'inizio e queste sanzioni alla fine cosa hanno portato? Un impoverimento, come sempre, di tutti, più che poi un impoverimento o una frenare la, il conflitto stesso. Questo perché principalmente riponiamo ancora tantissima fiducia in quello che può fare un'autorità centrale e eh, si pensa che tutto abbia uno schema ben delineato e appunto sotto controllo. In realtà la mia più grande paura in questo momento è proprio il fatto che soprattutto sul discorso inflazione e quello che è poi l'andamento del dollaro, si è perso un po' quel controllo. Come hai detto tu, la Federal Reserve ad oggi ha l'obiettivo di dichiarato di portare questa inflazione ad abbassarsi. Io la vedo tosta perché allo stesso tempo la vedo molto difficile. Poter riuscire a mantenere questa promessa o questo scopo con i bailout che, secondo me, prima o poi torneranno ad essere l'unica alternativa. Sì, va bene i bail-in, ma in realtà negli Stati Uniti, adesso, correggimi se sbaglio, se si fa un bail-in potente, io credo che scoppia una guerra civile, cioè se cominciano a togliere i soldi ai correntisti. Io non so dove si va a finire. A quel punto la guerra non è neanche più all'esterno, ma comincia a diventare preoccupante quello che può succedere <ride> negli Stati Uniti stessi, ma in Italia, figuriamoci se tolgono i soldi ai correntisti. <ride> boh. Guarda, è vero, è vero, però è tutto relativo. Allora, innanzitutto, io capisco anche le persone che tutto sommato si sentono estremamente confuse. Le persone. Tendono a tornare alle cose familiari, ossia dicono: Vabbè, ma io devo andare avanti a vivere, devo lavorare, devo produrre, mi devo concentrare sul, su quello che sono le esigenze del giorno per giorno e quindi a queste cose non posso prestare attenzione. E questo ha senso, cioè, ha una sua ha una, una sua validità in più bisogna anche dire che per molto tempo abbiamo sentito voci che pronunciavano la fine del mondo finanziario tutto sarebbe crollato tutto sarebbe stato distrutto e non è successo e quindi le persone hanno detto Vabbè, ma allora tutto sommato no, a lupo a lupo famoso non, non succederà neanche questa volta e così era successo anche nel 2008 nel 2008 erano tutti convinti che la situazione fosse rientrata fosse sotto controllo e tutto stava andando bene peccato che non era così quindi Diventa poi difficile per una persona che non segue, perché comunque ci sono tante cose da seguire giornalmente, sentire diverse fonti, perché poi tante persone hanno opinioni differenti. No? Eh, Dicevano che gli economisti sono stati inventati come categoria per. Dare maggiore enfasi e eh, lustro agli astrologi, nel senso che gli astrologi ne escono migliorati, no? Come immagini. Eh, perché ognuno dice la sua e ognuno ha delle previsioni che sono opposte rispetto all'altro. Eh, Milton Friedman dicevano che diceva che quando si mettevano due economisti nella stessa stanza si usciva con tre opinioni diverse. Quindi eh, questo è un, è un fatto della vita. Rimane però il fatto che al tempo stesso mai come ora abbiamo vissuto delle, delle situazioni sociali eh, impensabili, eh, l'emergenza Covid, il lockdown. Allora, non dimentichiamoci, questa crisi dei palazzi commerciali deriva dal lockdown del Covid, è, è da lì che è cominciata. E uno si chiede se era a questo punto intenzionale, se l'obiettivo era consolidare il mercato bancario. Eh, sapendo, perché questi lo sanno, eh, se c'è una cosa che la Federal Reserve sa è lo stato di ciascuna banca, perché ogni banca deve riportare in dettaglio quello che è il bilancio, quelle sono le attività, eh, flusso di cassa e tutto il resto. Quindi la Federal Reserve sa benissimo quello stato di ciascuna banca negli Stati Uniti e sapeva benissimo nel momento in cui ha deciso di aumentare i tassi di interesse quello che sarebbe successo. Cioè, voglio dire, era il suo mestiere, lo, lo deve sapere, non poteva non saperlo. Quindi è difficile arrivare a credere che l'abbiano fatto per sbaglio, perché se è così allora vuol dire che è ancora peggio. Di conseguenza sembra che ci sia in qualche modo un'idea di andare in questa direzione, sfasciando, l'hanno detto loro, non andiamo avanti finché non sfasciamo qualcosa, dopodiché lo ripareremo. Anche perché ormai negli Stati Uniti è stato dimostrato già dall'inizio eh, di questo secolo, in buona sostanza, che i profitti sono capitalisti, vale a dire li incassano i privati, pochi, e le perdite sono socialiste, vengono suddivise dalla popolazione. Di conseguenza il popolo paga per le perdite eh, dei guadagni che invece vengono incassati da pochi. E, e questa è la realtà, questa è la realtà in cui noi ci viviamo. E chiaramente c'è già una tensione sociale molto, molto sentita, molto importante, eh, che sta creando anche un ostacolo verso una prosecuzione a grande velocità di questa strategia. È appunto quello che sta cercando che, che crea l'ostacolo per questi individui di creare questo nuovo sistema centralizzato al 100%. Però al tempo stesso eh, stiamo di fronte appunto a una situazione epocale. Eh, fino a un anno fa io sono stato uno dei primi a parlarne, eh, però nessuno si immaginava che il dollaro potesse andare in crisi, come valuta di scambio internazionale e come valuta di riserva, che sono due cose differenti. Eh, nessuno pensava che il meccanismo cosiddetto del meccanismo del petrodollaro, quindi il fatto che l'accordo tra Arabia Saudita e Stati Uniti eh, sull'uso preferenziale del dollaro per la vendita di petrolio potesse essere messo in discussione, eh, invece è invece successo. <coughs> Poi che da qui si passi all'uso dello Yuan al 100%, non ci credo, anche perché sappiamo che spesso queste sono affermazioni che servono più che altro a scopo uh, propagandistico eh, e che poi comunque c'è una fortissima inerzia prima che le cose cambino. Ma al tempo stesso <coughs> noi stiamo vivendo una situazione in cui la situaz lo, sta lo stato economico eh, dell'Occidente sta peggiorando e continua a peggiorare. In Germania vediamo. Aziende come BASF che stanno smontando letteralmente degli impianti per trasferirli in Cina o altre aziende che stanno spostando gli impianti per trasferirli in America, negli Stati Uniti e altre che semplicemente chiudono. La Germania è il motore economico e industriale della comunità europea e anche un, una, una, un, diciamo, una realtà importante nell'economia mondiale, ma sicuramente è il motore europeo. Il motore europeo sta rallentando col rischio di, non dico fermarsi, però di andare molto più piano rispetto a prima. Questo ha delle conseguenze reali nell'economia, non possiamo pensare che la cosa semplicemente passi e tutto sia risolto eh, senza che nulla, nulla accada. Abbiamo avuto una guerra, una delle guerre più feroci della seconda guerra mondiale in territorio europeo. Eh, abbiamo ehm, delle misure drastiche, abbiamo la, la Christine Lagarde no? che ha annunciato che d'ora in poi in Europa non è possibile comprare in contanti per più di 1000 euro. E questo è un dato importante, per quale motivo devono eh, ridurre la capacità degli individui di comprare con il contante? Non c'è, anche perché la storia del riciclaggio del denaro sporco non ce la vendono più. Sappiamo che le grandi banche sono le principali colpevoli del riciclaggio, ma di gran lunga. Stiamo parlando di ordini di grandezza rispetto a quello che poteva essere Bitcoin o qualsiasi altro strumento. Quindi stiamo vedendo che sempre di più la... La stretta è sul fronte economico, finanziario, creditizio, è lì dove andranno a controllare, anche perché sanno che lì riescono a controllare le persone. L'abbiamo visto nel Covid: la gente quando è che ha deciso di vaccinarsi, quando li hanno, eh, li hanno minacciati di perdere il lavoro, certo. quindi quando col hanno colpito l'aspetto finanziario, sanno che quello è un aspetto che funziona. Nel momento in cui, come stanno facendo in Cina, annunciano che tutti gli stipendi. Per una determinata regione o per uno Stato intero verranno pagati con la nuova valuta digitale centralizzata. Pensate che i dipendenti statali si licenzieranno? io non credo. Sì. Eh, quando diranno che tutte le pensioni pubbliche verranno pagate in questa maniera, i pensionati cosa faranno? Rinunceranno alla pensione? Non credo. Eh, quando tutti i vari eh, sovvenzioni, sussidi, il, il reddito di cittadinanza e tutto il resto verranno erogati in questa maniera, la gente non lo avrà più, non credo. Quindi, eh, il passaggio è. Non dico automatico, ma abbastanza facile eh, per gran parte. In più il prossimo passo sarà quello di dire: fatto questi primi, primi preparativi, di dire va bene. Allora adesso, d'ora in poi, tutti i nuovi mutui verranno innanzitutto concessi soltanto a edifici che siano eh, energicamente eh, adeguati, come risparmio energetico e tutto il resto. Quindi questo già taglia. Una quota importante del mercato immobiliare, riducendone il valore, così che altri se lo possono comprare a basso prezzo, e tutti gli altri dovranno fare mutui con la nuova valuta. Eh, non vuoi il mutuo? Pazienza. No? Allora vuol dire che non compri casa. E quindi, non è che stiamo parlando di qualcosa che sia difficile da implementare e che troverebbe delle grandi resistenze sociali. No, è chiaro: se, se tolgono i conti da un giorno all'altro, a meno che ci sia l'attacco informatico imprevedibile o poi ci sia una guerra. Eh, di qualche tipo, un, una pandemia che richiede questo intervento, allora magari sì. Cioè, ehm, non è che non abbiamo visto cose di questo genere succedere in tempi recenti, eh? quindi con certo. questo non voglio dire che, non, che succederanno in questa maniera, voglio semplicemente dire che la loro determinazione è al 100% andare in quella direzione, ma è evidente. <coughs> ci riusciranno, ci auguriamo di no. Ehm, abbiamo visto per esempio di nuovo in, in Africa dove hanno tentato di, di farlo, non ci sono riusciti. Quindi questo dipende anche molto, però francamente credo che i nigeriani fossero più determinati rispetto agli italiani o agli americani. Gli americani fossero un pochino più determinati in effetti. Eh, ma, eh, quindi il, il concetto fondamentale è che non è più possibile ragionare con i criteri precedenti, i modelli finanziari precedenti non sono necessariamente più validi, in più chi non sa nulla di questo mondo è meglio che cominci a informarsi, perché certo. non c'è più eh, papà e mamma il grande big brother che garantisce le cose. Anche perché è vero che per evitare ehm, problemi sociali lo Stato garantirà i depositi, ma saranno nella nuova valuta e chi li pagherà li pagheranno tutti. Quindi alla fine eh, il, il, quanto varrà, quanto, quale sarà il tasso di inflazione a quel punto? Il, il fatto che la Federal Reserve stia cercando di combattere l'inflazione è una bufala <ride> terrificante, perché eh, hanno bisogno di inflazione per poter abbattere il debito pubblico che ormai è fuori controllo. Se non, se non aumentano l'inflazione oltre il 2%, non ce la fanno più a pagare i debiti, semplicemente a pagare gli interessi a livello pubblico. Cioè il, il tesoro è già andato in default, il tesoro americano. È, è successo in passato e si è riproposta come situazione. La Federal Reserve medesima, di cui purtroppo non possiamo avere un dettaglio su quelli che sono i conti economici perché sono segretati, eh, appare essere in potenziale default. Quindi. Anche loro, come spazi di manovra, non ne hanno più tanti, eh, non è più che possono fare quello che gli pare. E stanno cercando di eh, cavarsela con quello che c'è, tirando molta sabbia negli occhi, quindi eh, accusando cripto del problema, accusando che ne so, il razzismo sistemico, accusando altre idiozie che si possono inventare cammin facendo semplicemente per creare confusione nella mente delle persone. Mentre in realtà quello che stanno dimostrando è che non sanno più che cosa fare per poter prendere il controllo salvo quello di spegnere tutto, resettare e ripartire da zero, che sarebbe una cosa eh, con un effetto devastante. Eh, il il Titani contro l'iceberg sarebbe poco, a, a confronto. Perché, appunto, nel momento in cui come è successo, ad esempio, negli anni 50, il famoso mercato dell'euro-dollaro è nato negli anni 50, perché per qualche motivo il governo statunitense a quell'epoca decise di ridurre la quantità di circolante e eh, questo aveva creato delle tensioni enormi sul mercato mondiale, visto che tutti dovevano usare il dollaro, in base a uh, Bretton Woods, quindi l'accordo globale di usare il dollaro come sistema di scambio per commerciare quindi non potevano eh, far, far senza. <coughs> di conseguenza diverse banche internazionali non americane eh, tipicamente hanno incominciato a generare loro eh, dei prestiti in dollari e da lì è nato il sistema e si è moltiplicato e negli anni 70 ormai era andato fuori controllo tant'è che abbiamo visto la grande inflazione degli anni 70 che non è stata combattuta dalla Federal Reserve, è semplicemente stata combattuta dal sistema medesimo che ha cercato di frenarsi perché capiva che è andato oltre. Questo sistema, il problema del sistema dell'euro dollaro, si è riproposto nel 2008 e nel 2008 quello che è successo è che, se andiamo a vedere le statistiche di crescita, eh, dopo la crisi sono molto più piatte, diciamo così, che si meglio. quindi stiamo crescendo molto meno rispetto agli anni precedenti, quindi vuol dire che il sistema è uscito con un, da una crisi da cui non si è, non è mai recuperato. E benché ci sia una quantità enorme di denaro fatta circolare sotto forma di quantitative easing, che in realtà non arriva necessariamente nell'economia, abbiamo una carenza sostanziale di denaro nei, nei mercati mondiali, dovuti proprio al sistema euro-dollaro che a questo punto è altamente instabile e che nessuno sa, senza contare poi quelli che sono i derivati. Allora, la, la Bank of International Settlement cosa ha detto? Che sono 84 trilioni di dollari de di derivati. Eh, cioè, una cifra allora allora. pazzesca. Stiamo allora. parlando di quattro volte il prodotto interno lordo mondiale, forse, ma forse più di quattro volte, perché anche loro dicono: Non lo sappiamo. Quindi, eh, nessuno sa <ride> quanto è grande la bomba. Ok, tutto quello che sanno è che prima o poi scoppierà, e quindi stanno cercando di eh, farla scoppiare. Eh, eh, preparando un sistema alternativo che dovrebbe essere queste valute centrali digitalizzate, eh, sulle quali, tra l'altro, non riescono a mettersi d'accordo tuttavia, perché, da una parte, i cinesi vogliono essere loro a capo, poi ci sono i britannici che anche loro vorrebbero farlo, gli americani che, naturalmente, non vogliono rinunciare alla posizione di preeminenza, e via di questo passo. Quindi è tutto una, una confusione. Io direi che siamo in una situazione di anarchia controllata. Questo è il regime che abbiamo. Non siamo un regime di democrazia, ma è una democrazia andata: un eh, sistema di anarchia economica, con una parvenza di controllo sociale, eh sì. sì, poi quello che posso... hai detto. Vai, vai. Eh, no, dicevo, solo un intervento, su quello che ha detto su, su Roberto, sul mettersi d'accordo, è quello che nel sistema, diciamo, trustless, viene tradotto con consenso. E quel consenso e quella teoria dei giochi che viene fatta su Bitcoin ha uno strumento ingegnerizzato per, essere, per, per escludere chi vuole approfittarsi uh, di qualcun altro, perché ha solo da perdere nell'agire in modo fraudolento. Invece, nel sistema a cui siamo abituati e che si è alimentato in questo modo, ormai non si può più restaurare un sistema uh, trusted, perché praticamente è chi. Riesce ad approfittarsi meglio degli altri, quello che ne ha più beneficio. E quindi è un, è un sistema, a mio modo di vedere, destinato prima o poi a collassare. Cioè, adesso poi dovremo solo capire come e quando, però il se l'abbiamo escluso. Questa è la mia visione. Intanto qui ho messo a schermo un po' come cresce il debito nazionale nei vari paesi, giusto per ah. avere un'idea di qualche numero. <ride> Io Roberto vorrei chiederti, vedi tu se, se vuoi rispondere o meno, però faccio anche queste domandine agli ospiti, come ti stai preparando a questo grande cambiamento, sia a livello finanziario che a livello proprio, non lo so, anche dove, dove sei ubicato, cioè, cioè se hai intenzione di rimanere lì in America, se hai preso casa altrove, non lo so. Allora, sto facendo una dieta, innanzitutto, quindi mi piace. <ride> <ride> <Quando ride> uh, ho comprato molto scatolame. Uh, e allora... Lì c'è poco, poco da scherzare, via. <ride> um, Allora, io personalmente ritengo che gli Stati Uniti abbiano ancora un grandissimo potenziale. Uh, questo perché gli americani ancora sono un popolo interessante. Io ci vivo, uh, li ho conosciuti. E questo non vale naturalmente per tutti, anche qui ci sono i problemi, anche qui ci sono eh, le persone difficili, eh, ma eh, hanno ancora un, uno spirito di recupero che francamente non, non ho visto altrove. Io sono arrivato qua all'epoca della grande crisi del 2008 e quando mi trasferì negli Stati Uniti dall'Italia mi dissero ma tu sei pazzo, vai là, tutto è disastrato, ma che te lo fa fare, qua in Italia stiamo ancora bene, il che era vero, all'epoca tra l'altro l'euro era altissimo come cambio rispetto al dollaro, eh, l'Europa andava tutto sommato abbastanza bene, e io sono arrivato tra l'altro in uno degli epicentri della crisi eh, immobiliare, la Florida, che era uno dei due stati più colpiti in assoluto. Qua c'era gente che aveva perso il lavoro, eh, cioè il... Se non sbaglio, il 70% degli operatori immobiliari ha cercato un altro lavoro, ha, ha lasciato il settore. E quelli che sono rimasti hanno fatto grandissime difficoltà a proseguire perché era tutto un nuovo mondo. Non si comprava più dai privati, si comprava dalle banche, eh, c'era ogni genere di situazione. Però io mi sono detto all'epoca: se l'America crolla, eh, non credo che l'Italia sopravviva molto a lungo. Quindi andiamo in America e vediamo cosa succede. E ho visto eh, persone che letteralmente nell'arco di. Poche settimane hanno perso tutto, rimettersi in gioco e ricominciare. Eh, i, 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 i docenti universitari che sono messi a fare i bagnini, oppure a pulire le piscine, sono andati a lavorare a McDonald's, qualsiasi cosa per rimettere in moto le cose con l'idea, convin il convincimento che sarebbero riusciti a ricostruire quello che avevano perso. E diversi di loro l'hanno fatto. Quindi c'è uno spirito di resilienza, di. Eh, essere pronti al cambiamento, di nuovo, mi è capitato in quel periodo spesso, mi capitava, perché io mi sono dedicato al mercato immobiliare, il mercato più difficile in assoluto all'epoca, perché era quello che presentava più opportunità ovviamente, ehm, e ho gestito alcune proprietà e avevo degli inquilini e a volte mi capitava che l'inquilino chiamava alla sera e diceva guarda me ne vado, eh, ti pago l'ultimo mese, ti lascio tutto. Vedi tu, fai quello che vuoi perché cambio stato, mi hanno dato un, altro, un, un nuovo lavoro, vado in Arizona, quindi vado eh, a migliaia di, di, di chilometri di distanza. E questo è normale. L'americano non ha radici profonde eh, in uno stato, in una situazione, un, in uno status quo, ma è pronto dall'oggi al domani, determinamente a cambiare vita, cambiare stato, cambiare famiglia. Eh, cambiare il lavoro e tutto il resto e, e questo credo che sia una forza importante in una situazione di, di uh, fluidità come quella in cui ci troviamo oggi infatti vediamo che non a caso uno dei settori dove c'è maggiore interesse nei confronti di cripto sono gli Stati Uniti anche a livello politico in più vediamo una crescita notevole dei miners vale a dire gli operatori che gestiscono la rete Bitcoin proprio negli Stati Uniti, in Texas, eh, ho visto storie di miners eh, improbabili. C'è cioè uno che è allevato e che si è fatto la, la struttura per il mining di Bitcoin. Eh, perché dice: Io vengo da una famiglia che ha investito prima nella terra, nel terreni, adesso vedo che la prospettiva è Bitcoin, quindi sto spostando qua. Quindi c'è una grandissima volontà di eh, cambiare. E di adattarsi a nuove realtà e di industriarsi, quindi credo che questo sia, sia sicuro. E lo vediamo anche nei cambiamenti politici. Abbiamo visto Trump, il fenomeno Trump, che con, tu, con il bene e il male, comunque ha rappresentato una, dis una, una discontinuità importante rispetto al passato. Vediamo adesso con JFK Junior che è arrivato sulla scena, subito attaccato sul fronte democratico, il Partito Democratico, con la storia della sua famiglia, la famiglia Kennedy, eh, dietro di sé, eh, che si è candidato come eh, alternativa sul Partito Democratico a Joe Biden e che sta conquistando eh, un, un sacco di consensi eh, tra, tra il pubblico, nonostante i mass media siano tutti contro di lui, praticamente, salvo poche eccezioni. Quindi l'americano, per certi versi, ha dormito sonni tranquilli eh, per diverse generazioni perché aveva... Eh, tutto sommato, una struttura legale abbastanza solida, eh, del, dei diritti civili abbastanza garantiti, aveva un'economia che era protetta dal fatto che il dollaro era la valuta centrale, che eh, gli Stati Uniti erano usciti da, vittoriosi dalla seconda guerra mondiale, quindi una posizione di permanenza anche militare e di conseguenza, tutto sommato, si è, si è goduto il percorso, ma questo è stato vero per la generazione eh, dei baby boomers diciamo quelli appunto eh, che erano eh, di età eh, maggiorenne dopo la seconda guerra mondiale, ma poi è tutto è cambiato con le altre generazioni dove vediamo oggi che un, un giovane americano fa molta fatica a comprare casa con i prezzi che ci sono con l'enorme eh, carico economico dato dai prestiti per le università università che sono sempre meno utili per collocarsi nel mondo del lavoro cosa che tra l'altro sta succedendo anche in cina incidentalmente quindi vediamo dei paralleli e quindi c'è una forte volontà di eh, cercare il nuovo di buttarsi in qualcosa di nuovo e quindi questo credo che per, per noi eh, per me per la mia famiglia costituisca l'ambiente più, eh, più sicuro in generale poi la Florida è all'avanguardia in questo senso quindi devo dire che la mia scelta fatta all'epoca di venire qua si dimostra ancora giustificata. In più il dollaro non, non è destinato a morire domani. Eh, prima di morire eh, venderà cara la pelle. Anche perché, di nuovo, il dollaro eh, gran parte delle aziende internazionali, comprese italiane, europee, di questo passo, che operano a livello internazionale hanno prestiti castelletti in dollari, eh, messi a disposizione da parte di banche internazionali che non sono necessariamente negli Stati Uniti. Se il dollaro dovesse crollare, crolla tutto il sistema. Eh, non è che semplicemente con gli euro possono andare dovunque vogliono a comprare e vendere, hanno bisogno per il momento ancora del dollaro. Lo Yuan sì, viene accettato da alcuni dai cinesi, ma eh, non, non, non basta. No? E quindi ehm, ci sarà una, una grossa, un grosso ritorno della vendetta del dollaro chiaro. Eh, dove ci sarà un colpo di coda importante. Con questo non vuol dire che il dollaro non sia destinato a essere sostituito da qualcos'altro, ma tutti ci auguriamo che questa sostituzione non sia necessariamente violenta, potrebbe essere Bitcoin. Perché comunque Bitcoin continua a guadagnare terreno, e di nuovo io non do consigli di investimento, è semplicemente il con constatabile. Bitcoin è l'unica valuta totalmente centralizzata, eh, trustless, vuole dire si basa sul concetto che non hai bisogno di avere fiducia di nessuno. Poterlo utilizzare e oggi dobbiamo dire: nessuno ha fiducia in nessuno nel mondo finanziario. C'è un certo li livello di fiducia su quelle cose che conosciamo meglio, però nessuno ti può garantire che le cose andranno bene o come che ti, di, che ti possa promettere di darti quello che ti ha promesso senza, senza problemi. Perché, di nuovo, abbiamo visto i lockdown. In Cina, imprevisti, eh, i blocchi della catena distributiva, ci sono tante gu le guerre, ci sono tante, eh, tanti imprevisti che possono cambiare eh, l'esito della situazione. Quindi l'unica cosa che oggi dà un punto fermo al mondo finanziario, eh, non solo dal mio punto di vista, perché poi. Io ho ascoltato il parere di diversi grandi investitori e operatori finanziari negli Stati Uniti, e sono concordi in questo senso: è proprio Bitcoin, perché è, 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 al di là della fluttuazione del prezzo, che è relativa anche all'andamento generale eh, dell'economia, e il peso relativamente piccolo il Bitcoin è ancora sul totale. Quindi, se si spostano grandi masse di denaro, ne, inevitabilmente ne risente. Se è come, è come trovarsi in una barca relativamente piccola, no? se sono onde grandi, sballonzoli di più. <coughs> però a compenso è una, è una barca che fino ad ora ha dimostrato di essere inaffondabile Bitcoin è stato definito da eh, Nassim Taleb il filosofo e analista finanziario americano come antifragile vuole dire più l'attacchi più diventa forte ed è quello che abbiamo visto, abbiamo visto poi ha, ha un po' cambiato idea ultimamente ha cambiato però, idea però il fatto è rimasto, è, sì, è, rimasto, è rimasto in quella maniera quindi con questo non sto facendo un discorso di promozione di Bitcoin, piuttosto di qualcos'altro. Um, io ritengo che oggi eh, sia indispensabile per chiunque procurarsi un, una formazione in tale ambito, sapere come funziona, sapere cos'è, sapere a cosa serve e, eh, attraverso anche questo studio, capire meglio la realtà eh, della situazione finanziaria eh, e economica normale, anche perché. Onestamente, tutto quello che sapevamo sul denaro, sulle banche, è sbagliato, o se non tutto, almeno l'80%. Eh, siamo convinti che i soldi che abbiamo messo in banca siano nostri? Non è vero. Eh, siamo convinti che le banche abbiano riserve sufficienti per poter ripagare tutti, tutti i correntisti? Non è vero. Siamo convinti che le banche centrali abbiano controllo della situazione economica, finanziaria e monetaria dei rispettivi paesi? Non è assolutamente vero. E siamo convinti del fatto che l'economia, tutto sommato, sì, abbia qua e de, là delle, degli, degli scivoloni temporanei, ma tutto sommato sia robusta. Non è vero. Quindi se, nel momento in cui ci chiariamo un pochino le idee, poi diventa più facile cogliere anche le opportunità che saranno enormi perché ogni volta che c'è una crisi di queste proporzioni emerge sull'altro lato una nuova generazione di ricchi e una nuova generazione di poveri. C'è gente che prima era ricca e poi diventa povera. Eh, oggi se andiamo a vedere nelle, nelle classifiche delle prime 30 aziende americane e le confrontiamo con quelle di solo 50 anni fa, vediamo che molti nomi non ci sono più e ci sono dei nomi nuovi. Questo vuol dire che le industrie, industrie che prima sembravano eh, inaffondabili, eh, perpetue aziende che sembravano destinate a vivere per sempre eh, sono crollate, sono ridimensionate in modo drastico e sono state sostituite da altre. Ma questo vuol dire che anche quelli che oggi sembrano essere dei leader eh, indiscussi eh, probabilmente verranno sostituiti da nuovi operatori. E eh, quello, che, quello verso cui si sta andando è una decentralizzazione sempre maggiore. Questo è un dato di fatto ed è anche, secondo me, eh, dimostrato da questa spinta spasmodica da parte dei governi invece di centralizzare tutto, cioè sentono che gli sta sfuggendo il controllo, di fatto gli è già sfuggito e cercano a questo punto di centralizzare sempre di più nello sforzo di riprendere le, le redini della situazione. Ma noi sappiamo che quando una un governo centralizza in modo spasmodico fa ancora più fatica a controllare le cose perché ha una quantità enorme di informazioni da gestire. Non è nessuno localmente che tenga, che veda quello che succede. Succede come in Cina, dove i governi provinciali non dicono al governo centrale quello che fanno e viceversa, e poi si fanno la guerra uno con l'altro e non c'è la pallida idea di quello che sta succedendo. E, e lì, tra l'altro, hanno un governo centralizzatissimo, voglio dire, hanno un solo partito, un sistema comunista, tutto è. Eh, controllato da Pechino, ma Pechino non sa che cosa sta succedendo nei vari governi e anzi devono mandare le spie di informatori per cercare di capirlo. Quindi diventa sempre più si ottiene un effetto opposto, ossia più si centralizza, meno il governo ha la idea di quello che sta succedendo e meno in grado di realmente controllare quello che accade. Certo è che poi adotta delle politiche che vanno, mettono i bastoni a ruota di tutti e questo è un problema di conseguenza bisogna trovare delle alternative bisogna trovare dei sistemi eh, l'abbiamo visto nel proibizionismo americano negli anni 20 no? quando in America hanno proibito l'uso dell'alcol mai prima dell'ora gli americani avevano bevuto tanto alcol come in quel periodo ci fu un'esplosione del consumo alcolici. dovunque anche dove in realtà la gente prima non l'avrebbe mai fatto e questo ha abituato gli americani a quel punto a violare la legge Chiaro. con degli effetti collaterali, con questo non voglio dire che eh, voglio incitare la gente a violare la legge, però sto dicendo che più un governo tende o tenta di proibire cose che invece sono naturali eh, o che non sono controllabili dal governo, non, non ha senso che il governo decida se uno può bere o meno alcolici, voglio dire, non ha assolutamente senso: oppure non ha senso che un governo decida cosa puoi comprare, cosa non puoi comprare, quanto devono valere i tuoi soldi, qual è la cifra massima che puoi spendere in contanti. Quest tutte queste sono cose che non hanno ragione di esistere. Non, non hanno nessuna logica economica, non hanno nessuna logica politica, non hanno nessuna logica neanche razionale dal punto di vista semplicemente di far sì che l'economia si muova. Eh, l'economia ha bisogno di muoversi senza impedimenti per poter fiorire e prosperare. Se ci sono tutti questi blocchi e ogni volta che devo fare qualcosa devo sentire 25 burocrati, l'economia si ferma, e, come è successo nell'Unione Sovietica. Eh, tutti fanno qualcos'altro, oppure non fanno più niente. Ora, non credo che eh, l'Occidente sia pronto a un regime di questo genere, gli americani sicuramente no, ma penso che anche gli italiani e anche diverse nazioni europee non siano pronti in questo senso. Quindi ci sarà sicuramente uno scontro culturale. Eh, che però può restare solo culturale se nel frattempo la gente si documenta, se no diventa poi uno scontro effettivo, uno scontro tra gente che è semplicemente esasperata ma non ha ben capito qual è il problema e si ammazza uno con l'altro perché non eh, sta cercando di, di rifarsi sul vicino quando invece il problema è da qualche altra parte. Quindi questo è il vero, il vero rischio che abbiamo visto con Covid eh. e che dobbiamo cercare di evitare e che nel nostro piccolo stiamo cercando di fare diffondendo informazioni, diffondendo... Vogliamo cultura e eh, dando una prospettiva un pochino più ampia, eh, cercando di smontare le famose vacche sacre, perché poi è questo. Eh, non c'è nessun campo come quello economico dove ci sia stata tanta disinformazione. Eh, direi che laddove la disinformazione mass media oggi si è arrivata a livelli eh, altamente preoccupanti, nel mondo finanziario è stato così da parecchio tempo, da, da, da molto più tempo, al punto che la gente oggi non, proprio non, non ha idea. Di cosa sia il denaro, veramente, di che fine chi abbia il controllo del suo denaro. L'unica cosa che sa è che ce n'è sempre meno e che deve lavorare sempre più duramente per poterselo procurare. Abbiamo visto negli Stati Uniti negli anni '50 una sola persona poteva mantenere l'intera famiglia, la, la, la moglie, se voleva poteva stare a casa e poteva permetter, potevano permettersi in una famiglia borghese normale di mandare i figli all'università. Oggi lavorano tutti e due, anche i figli magari. E spesso fanno due o tre lavori, e ciò nonostante, non riescono a far fronte necessariamente a tutte le spese. Poi ci sono quelli, naturalmente, che stanno molto meglio, però rimane il fatto che stiamo, siamo di fronte a una situazione che non ha eh, un, un futuro, eh, bisogna cambiare direzione. E Bitcoin offre un'opportunità e apre anche la, la mente a questi discorsi, perché più si approfondisce, più si capiscono questi aspetti. Poi il, capiscono bit, di... eh, Bitcoin ha anche il merito di, di far studiare le valute fiat come funzionano come sono create a questo merito anche bitcoin ma infatti io prima, prima di bitcoin non sapevo neanche cosa volesse dire fiat a parte la, esatto. la, le autovetture fabbricate a torino esatto. Esatto. E invece da, da, da un po di tempo me ne sono reso conto e ho capito che siamo in un sistema che storicamente è sempre fallito cioè non esatto. c'è una sola valuta fiat che sia sopravvissuta nel tempo mai Fin dal tempo dei cinesi che erano stati i primi a inventarle, credo duemila anni fa. Quindi non, non è una cosa della serie, un'ipotesi eh, complottista, no. <ride> è un fatto. Ah. <ride> non è se, ma quando. E quindi cerchiamo no, di eh, tutelarci. scusate. Sarebbe, sarebbe un inedito appunto vedere il dollaro eterno che sopravvive ete per l'eternità o un impero che, che non crolla, perché di questo parliamo. Esatto, esattamente. E, e gli imperi possono sostituirsi, nel senso che possono rigenerarsi, possono spostare eh, il centro di, di controllo altrove da, da Roma, sono andati a Costantinopoli i Romani, e dal, dal, dal Solidus, che era fallito come sistema finanziario, hanno inventato il Bizante, che è andato avanti 300-400 anni. Quindi i bizantini sono stati molto bravi nella gestione finanziaria, per quanto fossero bizantini nel loro sistema di gestione e sono voluti i, i banchieri veneziani per affondarli con la famosa quarta crociata. Quindi il che doveva andare a combattere gli infedeli invece ha, fatto, ha saccheggiato Costantinopoli. Perciò eh, ricordiamoci una cosa importante, tutte le guerre sono sempre e invariabilmente guerre tra banchieri, non, non ci sono motivi reali per cui due popoli debbano combattersi, se non interessi. Okay. Eh, Finanziari eh, discordanti da parte di persone che spesso finanziano entrambi i fronti. L'abbiamo visto in modo palese dalla prima guerra mondiale in avanti, ma è successo anche prima. Quindi, se teniamo d'occhio questa cosa e focalizziamo l'attenzione sul follow the money, come dicono gli americani, seguite il flusso di denaro e cercate di trovare un modo di starsene fuori, a quel punto diventa possibile creare una strategia. Va bene, perfetto Roberto, anche questa super live interessante come, come la prima, e ti inviteremo, ti inviteremo <ride> di nuovo se, se vorrai. Ok, volentieri, grazie a voi. Bocca al lupo, auguro, coraggio, coraggio. Okay. <ride> <ride> Ciao a tutti ragazzi, e ci vediamo mercoledì prossimo, sì Tiziano, no, la faremo mercoledì prossimo. Vediamo, po mercoledì prossimo c'è l'evento vediamo se farò una sorpresa vedremo. direttamente dall'evento. Intanto grazie a tutti <ride> buonasera. Grazie a tutti. Alla prossima ragazzi. Ciao a tutti, grazie allora, Roberto. Ciao.